Bene, se è tutto pronto, direi di cominciare. Oggi una live un po' tranquilla, insomma, cioè comunque si inizia con questa pioggia di sottofondo. Siamo su Castlevania Requiem, che non è altro, non un nuovo capitolo, ma una collection di Rondo of Blood e Symphony of the Night, due capitoli che sono conseguenziali l'uno dall'altro. Poiché Symphony of the Night, che è quello che andremo a giocare oggi, inizia proprio con la fine di Rondo of Blood. Perché non cominciare con Rondo of Blood? Perché non voglio fare una retrospettiva, anche se c'è l'idea, perché proprio ieri ho acquistato l'Anniversary Collection qua sulla PlayStation. Siamo sulla PlayStation questa volta, ecco perché non vedete la mia brutta faccia. E quindi Symphony of the Night è molto importante, che adesso lo andiamo a selezionare con questa illustrazione di Hayami Kojima, bellissima, che poi ha fatto anche illustrazioni per altri Castlevania e basta, credo anche su quelle successive tipo Harmony of Dissonance e altre, e Area of Sorrow, quelle cose qua. Sempre Hayami Kojima, questo stile suo inconfondibile. Prima della fine dell'anno ci tenevo a fare questa live dove andremo a fare la Luck Mode. Adesso lascio scorrere il video, neanche mi ricordo cosa fa vedere all'inizio, sinceramente. Che è un gioco molto importante, non solo per me, questa è la versione italiana addirittura, c'è cioè tutto scritto in italiano, premi Task Option. La Luck Mode non è altro che una run normale, perché adesso faccio vedere, se noi andiamo su File, vedi, seleziona File, cambia nome, copia e elimina. Noi andiamo su Seleziona File, c'è cioè il mio vecchio salvataggio, che il nome è questa combinazione qua. Questa è la mia vecchia run. È la mia vecchia run che adesso lasciamo perdere. Io reinserirò questa combinazione, perché se tu ha questa peculiarità questo gioco, oltre che anche alcuni capitoli successivi, inserendo diverse cose nel nome giocatore. Di solito io ci scrivo il mio nome per far riconoscere il mio salvataggio, ma se noi andiamo a inserire determinate combinazioni possiamo ottenere run diverse. Quella che vedremo oggi è la Luck Mode, però se noi per esempio inseriamo Richter, che è l'altro personaggio protagonista per dire di Rondo of Blood, nonché di Vampire Kiss per SNES, che è uno spin-off, diciamo, non canonico, potremmo fare la run con un altro personaggio che ha tutte delle sue peculiarità. Infatti vedremo anche questa. Ma e se inseriamo invece Maria, come per Richter utilizzeremo Maria anziché Alucard, che è il protagonista. Quindi noi adesso andiamo a inserire X, mi è appena finito, X trattino normale X punto esclamativo V, dove è la V? Apostrofo Q. Ecco, questa è la combinazione per far partire la Luck Mode, dove di base abbiamo 99 di Luck, che normalmente ne abbiamo 14. Avremo 25 HP, che di normale ne abbiamo 80. MP ne abbiamo solo uno, di norma ne avremo 30, perché sto leggendo una cosa molto specifica qua. Forza avremo 1, di solito ne avevamo 13. E i cuori massimi 5, di solito ne avevamo 30. No, 60 cuori. Comunque noi, quindi una run molto svantaggiosa, che inizialmente è molto difficile, ma pian piano diventeremo sempre più sgravi per via di questo luck mode. Dropperemo le armi leggendarie più fighe. Qua è un gioco che ha una marea di segreti. Poi adesso specifico meglio, perché questo è il primo dei Metroidvania. Metroidvania è un genere che ha il nome, che ha un nome composto da due parole, Metroidvania, perché anche Super Metroid per Super Nintendo è stato, diciamo, il primo Metroidvania. Assieme a questo, Symphony of the Night è uscito per PlayStation, per Saturn. Mi sa c'è una versione PSP, poi dopo io l'ho rigiocato su Xbox Live Arcade e poi qua su PlayStation. Cioè è uno dei giochi molto importanti, perché hanno, assieme a Super Metroid, ha inventato un genere. C'era questi video in CG un po' barbini, però.
Caricamento, questo è proprio tradotto. Livello finale discendente, è proprio tradotto. E siamo a Richter, questo è il pezzo finale di Round of Blood. Qua, esatto, prendiamo la... Qua, cioè, esatto, la... come si chiama? La croce, c'è cioè il segreto, perché c'è un sacco di roba da fare. Poi Richter... Allora, tutti questi strumenti che un po' spoilerano. Che a lui non servono a niente praticamente, perché con lui non possiamo neanche attivare un menu. Ho sbagliato. Su, giù. Adesso sto usando dei comandi che vi spiegherò più avanti, chiaramente. L'intro è sempre uguale. Quindi ancora non siamo nella luck mode. Ecco, farmiamo un po' di cuori perché ci serviranno. C'è già un commento. Vado su la pagina. Yo, bitches. Ciao Ale. E qua andremo a Dracula e inneschiamo il video più famoso di sempre. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh. But this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind, a cesspit of hatred and lies. Fight for them then, and die for their sins. E poi tra l'altro mi sono ricordato che la traduzione è un po' diversa. C'era l'acqua santa, ma noi usiamo... Ok. Usiamo le... Usiamo le croci. No, qua bisognava alzarsi, vabbè, ma non c'è pericolo. A parte che potrei fare benissimo questo per andare su, vabbè. Esatto, adesso si trasforma nella classica forma di Dracula. Sono morto, però Maria mi salva usando tutti gli animali sacri. Richter, vai. Poi adesso la nuova serie di Netflix, adesso mi ci fai pensare, in quella nuova ci sarà Richter proprio. Ho visto un teaser proprio l'altra sera, cioè, si chiama Castlevania Nocturne e fa vedere Richter, che è il personaggio che stiamo usando adesso. Count Dracula had risen with Madonna, the sono aid of abituato a Dark vederlo in Priest, italiano sto to menace pezzo. humanity once again. The legendary vampire hunter, Richter Belmont, stood against him and at last brought him down. However, 4 years later, Oh, on a attenzione, bloody c'è full anche moon Tommy, night, grande. Richter Eh sì, Maria ci ha escapes from salvato, però Maria come qua Renard dice sets out to find l'intro, him, but no Maria luck. Renà decide di It was trovarlo. then that fate intervened. Castlevania. Esatto, scompare ogni volta e torna. E qua inizierà questa run molto faticosa. Almeno inizialmente. Ah, qua dice una cosa che c'è anche sulla serie. Un uomo che a suo tempo ha combattuto al fianco di Trevor Belmont contro suo stesso padre.
perché infatti questa non è la prima apparizione di Alucard. Alucard c'era anche su Castlevania 3 Dracula's Curse per Nintendo, per NES normale, che erano quattro i personaggi giocabili: Alucard, Sifa, Trevor, che sono quelli della serie, non so se c'era sulla serie anche Grant il ladro. Io ancora la devo vedere, purtroppo. Infatti non so cosa aspetta. Dracula's castle beckons for you. And no man can say who will emerge victorious. Benissimo, come dicevo, per chi si è sintonizzato solo ora, questa run è particolare. Avremo tutte le stat abbassate, infatti guardate, solo 25 HP, 5 cuori. Però avremo la fortuna a 99, che è quasi il massimo. Ecco, siamo con Alucard. Adesso devo stare molto attento, perché inizia molto difficile. Perché giustamente... Però se io... Aspetta, Volevo vedere se le mosse con la mezzaluna erano triggerabili. Adesso ancora abbiamo l'equipaggiamento, se si può vedere. Abbiamo come equipaggiamento roba forte, che in verità... Con una gabola si può tenere, perché adesso, piccolo spoiler, la morte, tipico personaggio di Castlevania, ce lo toglierà tutto. Però c'è un glitch per saltarlo, ma no, io voglio farla completa, nel senso, senza usare il glitch della morte. Perfetto. Il segreto è livellare un pochino. Adesso non so. Uccisioni già 26. Sale 8. Ma da quanto è tradotto in italiano? Veramente. Tradotto sale 8. Ah no, cosa vuol dire sale 8? Boh, non lo so. Questa è una delle canzoni più belle di sempre. Qua ce ne so tantissime che vi segnalerò, Orca miseria. Vabbè, farà che tolgono solo uno. Mi ricordo dove si può vedere. Poi qua, vabbè, impostazione tasti, colore finestra, per dire, puoi anche modificare tutto. Adesso poi la modifichiamo con calma. E andiamo. Poi infatti lui non può ne usare neanche i suoi molteplici incantesimi. No, questo lo può usare. Ho qua brasato, madonna. Adesso per ora siamo regolari. Ok, dopo questo c'è la morte che ci toglie tutto. Ma mi interessa arrivare almeno al primo salvataggio sano e salvo. Qua si spaccava. E quindi sì, dicevo che questo è il primo... Ecco, vabbè, dopo ve lo dico. Adesso mi priva dell'equipaggiamento più forte, adesso sono super vulnerabile. Comunque mi piace un sacco la lore di Castlevania, che la morte non è altro che un servitore di Dracula, ovvero nostro padre, perché Alucard, per chi non lo sapesse, è suo figlio.
Quindi dicevo, Symphony of the Night, oltre che essere molto importante per me, anche storicamente è importantissimo, e assieme a Super Metroid ha inventato il genere appunto Metroidvania, ed è il primo Castlevania non lineare. Porca miseria, ma tolto veramente tanto. Devo stare molto attento. Ai ai ai. Na 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 na. Quanto cavolo ci vuole ammazzarne uno? Poi il bello che posso sbagliare. Lui ci dà la prima arma, fa conto. Ta na 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 na. Perfetto, che è la spada corta. E da qui almeno non siamo più disarmati. Poi il menu è un casino, eh. Poi vedremo con calma. Qua ci dovrebbe essere il primo salvataggio, no? No, stavo provando le magie, perché lui ha delle magie che non sono segnate, vero? No, poi andremo a vedere. Tipo Dark Metamorphosis, comunque adesso le andremo a vedere. Forse non le posso fare perché appunto iniziamo con pochi MP e questo potrebbe essere un problema. Qua c'è il salvataggio, sì, perfetto. Comunque guarda quanto è HD il modello poligonale dietro, perché questo è anche il primo Castlevania con elementi tridimensionali. E dicevo, è anche il primo non lineare, perché appunto è il primo libero, diciamo, quindi Metroidvania. Tipo adesso non c'è più rischio di fare quella gabola lì, perché con la spada riusciamo a colpirlo. Mamma mia quanto ci vuole. Fa conto che io la prima volta avevo fatto, è la prima volta che la faccio completa, perché avevo mantenuto l'equipaggiamento forte. Cubo di Zoe, che non mi ricordo cosa fa sinceramente. Dici, lo so a memoria sto gioco, ma faceva apparire cose, fa materializzare gli oggetti, ok. Che non ho capito cosa si intende, perché i drop comunque li fa vedere. Vabbè, andiamo giù a salvare proprio per sicurezza. Quindi saranno diversi episodi dove andremo a fare sta run. Ci metterò una decina d'ore, fa conto che quella che avevo già fatto era da 8. Tutto HD, il menu sopra invece è rimasto un po' così, vabbè. Dati salvati. Perché comunque se mi prende bene adesso, avevo, come vi dicevo, avevo scaricato a 4 euro la Castlevania Collection, così possiamo ripartire da capo e fare i primi 4 capitoli, compreso Bloodlines, anzi, anche questa è bellissima di canzone. Bloodlines era il capitolo per Mega Drive, chiamato in Giappone The New Generation, perché non c'erano più i Belmont, ma c'erano due personaggi molto fighi. Mamma mia, ma quanto... Qua mi sa che se diventa così ostico toccherà livellare off-screen. Na, na, na. Mamma mia, mi sta mettendo molto in difficoltà. Va là che almeno i soldi... Poi il Blood Zombie in verità si resuscita, ma lui no. Vabbè, noi passiamo qua. Così abbassiamo le spine. Corazza di cuoio, almeno ci abbiamo una difesa decente. No, decente no. Però da 0 andiamo a 1. L'ho messa, sì. Gioiello porta fortuna, esatto. E questo sì, questo è un oggetto extra di questa run, che partiamo direttamente con questo per avere proprio il massimale. Perfetto. E adesso sì. Aspetta, com'era il glitch per andare più veloce? Ah, non ho spiegato che con quadrato e tondo sono le due braccia, diciamo. Quindi io su quadrato... Ah, c'è questo.
Il blood zombie chiamato. Dopo i nomi. Oh mamma mia. Oh. No, non me l'ha fatto colpire, vabbè. Lo skippiamo per il momento perché non so quanto ci voglia. Quindi quadrato ho la spada e tondo ho ancora il pugno. Perché dopo ci puoi mettere per esempio lo scudo o un'altra arma. Però non sempre conviene fare due armi, solo quelle che hanno degli attacchi particolari. Poi dopo Bloodlines cosa c'è? Ci sono i primi quattro, quindi Castlevania, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 3 Dracula's Curse, Super Castlevania 4 per Super Nintendo e Castlevania Bloodlines per Mega Drive. Io questi... Mamma mia, cosa mi tocca fare, guarda. Poi dopo c'è Symphony of... c'è Rondo of Blood, Symphony of the Night, questo qua. E poi ci sono quelli che ho cominciato questi giorni per la prima volta che mi ero perso per Game Boy Advance, sempre nella collection. Mamma mia. Senza l'equipaggiamento sarà molto dura, però adesso cerchiamo di livellare. Sale 35. Sì, sale, dove c'è scritto sale sarebbe up, sarebbe per il level up, mancano 35 XP. Tipo, sì, adesso... Ecco, eh. 35, ma non era già 35, vuol dire che questi non mi danno niente. Cioè non gli sto infliggendo veramente nulla. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Morirò sicuramente, però. Aia, questo non lo sapevo del saltino. No, io fuggo. Posso fuggire, mica tanto. Invece sì. Per ora mi tocca fare un po' così. Mi devo studiarla bene. Quindi ho 2 HP, devo stare molto attento. Quindi chi si è lamentato di Dark Souls lo invito a ritrattare, perché qua non si scherza. No, comunque generalmente in verità sto gioco è abbastanza semplice, perché se io avessi gli MP normali potrei fare degli incantesimi che non sono segnati da nessuna parte, ma se tu li sai li puoi già attirare, li puoi già eseguire. Tipo, vedi, li sto facendo, ma... è una palla sto pezzo, perché... devo ogni volta... 37... Ah no, le sale sono le stanze, non è per salire di livello, perché... Le rooms, perché ogni castello ha le sue stanze... della mappa tipica, che vediamo adesso, dei Metroidvania. Comunque il Metroidvania che cos'è? Cioè io da piccolo, prima di giocare a questi, anche mi sono considerati questi giochi 2D, con la tunica non ci serve a niente, dove tu non puoi accedere subito a tutte le aree, ma devi trovare delle abilità che poi ti daranno accesso appunto a quelle aree che prima ti erano precluse, no? Aia. Sto pezzo, guarda, mi dà un fastidio. Va bene, va bene. Perfetto. No, vado a salvare, che quando si sale di livello sempre meglio. Poi, come vi dicevo, sta modalità scorre molto bene. Dopo che abbiamo trovato un'equip decente, soprattutto grazie alla nostra fortuna elevata. Vedi, già abbiamo le 28 punti vita, che è oro, abbiamo la corazza. Però strano che questi non dicono niente. Cioè non ci danno nulla.
Adesso che si è girato, approfitto per... Però vedi, i denari ce ne danno perché adesso voglio capire un attimo il menu, dove è? Stato sta bene, almeno quello, cuore 10 su 11, PM, ne abbiamo 14, ah ecco, XP è lì sotto, successivo 208, bene, successivo 208. Tanto questo mi prende sempre. Giusto per capire quanto ci dà questo. 208. 198. Quindi ci ha dato solo 10. Aia. Vabbè, dai. Pozione scudo. Ok, scudo di cuoio, il nostro primo scudo, che mettiamo immediatamente, ma non serve a niente. Ci abbiamo anche ruggine rossa, che è un'arma un po' più forte. No, aspetta, ho sbagliato. Che ci dà un po' più d'attacco, però ci abbassa la difesa. No, forza rimane uguale, quindi è proprio una merda. Red Rust, io mi ricordo i nomi in inglese. I cuori, come nei giochi vecchi di Castlevania, servono per usare le sub-weapon. Mamma mia, cioè, quello lì è inutile dire che ci sciotterà. Vabbè, noi adesso andiamo al salvataggio prossimo, che è da queste parti. Oh, mi stava per uccidere. Antilampo. No, vabbè, l'ho voluta rischiare. Vabbè, ma tanto abbiamo salvato ora, per farvi capire, no? Fine par. Qui infatti in italiano è scandaloso. Fine par. Tutto in bassa definizione. Riusciamo a divertirci stasera. La notte è ancora giovine, va bene. Quindi io inizialmente dovrei cercare di livellare un pochino. Ecco. Siamo a livello già 4 comunque. Perfetto. Let's go. E qua facciamo il solito trick. Se no non ci fanno uscire, vedi, cioè... Questa è anche detta la modalità TIF, perché ultimamente stavo giocando a quelli antecedenti a Symphony of the Night, che sono per Game Boy Advance e poi per DS. Per DS l'ho fatti quasi tutti, tanto sono tre, vabbè. Aia. Niente, sono andato, volevo fare di fretta per non stare qua sempre su di lui, cribbio. Niente da fare. Esperienza successiva. Non ci dà neanche l'esperienza, è incredibile. Devo andarmi a ricaricare. Non ho fatto il glitch della morte perché appunto volevo farvi vedere tutti i video possibili. Ah, che sudata. Io perché volevo anche skipparli, ma non si può. Cioè, almeno i primi due qua, i Blood Zombie, no. Yeah.
No, volevo provare le mosse. No. Ah no, le posso fare. Questo è uno degli incantesimi. Com'è che si faceva? Infatti me l'ha sbloccata. Evoca spirito. E si fa solo sinistra, destra, giù, su. Quindi com'è? Ah no, ho fatto anche la Dark Metamorphosis, che si fa mezzaluna all'alto, guarisce PS. Adesso io, quando sono in questa modalità, tutti i mostri che sanguinano mi ricaricano la vita. Adesso andiamo a salvare. Tipo evoca spirito non è male per niente, anche se però con i pochi MP che abbiamo non è che ci può interessare. Sinistra, destra, giù, su. Ah, giù, su. Tipo, vabbè, adesso la proviamo. Perché non me le ricordo a memoria, che non è. È tipo, no, mi ha fatto questa, vabbè. Tipo con la Dark Metamorphosis ci ricarichiamo, vedi, di 8 unità. Comunque sto salto millimetrico che non mi colpisce con la spada. Eccolo. Oh. Adesso ricarichiamo un po' gli MP. Dai, si ricaricano abbastanza velocemente. E grazie agli incantesimi, infatti, volevo puntare. No, ho sbagliato. Perché dopo ci sono anche. Guarda quanto che fo, madonna, così andiamo alla grande. Vai, vai, dai, 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 dai. Non mi andà sul Blood Zombie, vanno su questo, perfetto. E lo possiamo fare all'infinito, eh. Qua cos'è che c'era? Abbiamo già preso tutto, sì. Perfetto, sono contento che almeno questi funzionano. Ah. Qua perché non ci sono andato? Perché c'è questo qua che è danneggiato. Dai. Ah, devo far così, ok. C'è quell'ascensore che è danneggiato. T'ho un altro scudo di cuoio. Ah no, era sempre quello di prima. Oh, cosa mi ha dato? Spada corta. Morto? Incredibile. Adesso vedi, abbiamo già. Vedi, mi ero impanicato. Invece no, questa cosa si può fare. Perfetto, allora il primo boss non ha scampo. Mi era un po' sceso, ho detto no dai, ma magari è troppo difficult. Invece ok, abbiamo raccolto il nostro primo strumento secondario, che si usa con su e attacco. Bellissimo. Ah beh, come mai viene shottato adesso? Cioè cosa è successo nel frattempo? Io adesso spammo questo. Quindi ho iniziato la run come al solito, smanettando, tentando di fare un. No, indietro, avanti. No. Cioè, fortissimo, ma toglie una sbaccola. Se no qua ci stavamo veramente le ore. E andiamo al primo boss. No, devo passare prima che arriva. Oppla. Aia, veleno, ma non vi preoccupate, perché prima che io vengo avvelenato totalmente, vado qua che c'è il primo salvataggio prima del boss.
No, ho riavviato la chat, mi dispiace. Perfetto, dopo l'inizio un po'. Ah, però sono ancora avvelenato. Infetto addirittura. Non arrivano loro. Vabbè. Là ci dobbiamo andare dopo quando avremo un certo strumento, poi vi spiegherò come funziona. Nella run con gli altri due personaggi non ci sarà bisogno, ok? Adesso vi segnalo un'altra soundtrack bellissima, si chiama Festival of Servant, che è la canzone di alcuni boss, ed eccola qua. Non è che è facilissimo sto boss, cioè se non mi faccio colpire in modo stupido. Aia. Ok, oddio, adesso sono giù. Non so se la riesco a fare la prima botta, eh. Comunque il doppiatore è cambiato, perché era molto diverso, forse perché questa è la voce in inglese, no? Comunque con l'Evoca Spirito dovremmo farcela, invece per quanto riguarda la Dark Metamorphosis mi sa che non funziona su di loro, perché devono essere proprio nemici che sanguinano, vabbè loro sono alla fine, possono sanguinare in teoria. Siamo a 25 minuti di gioco. E non abbiamo combinato niente, no, non è vero, siamo qua. Ma se uno volesse potrebbe farmare un po' i cuori da lanciare, così possiamo usare più asce. Ma se lui cade lì, cade sotto o no? Aia, questo devo, non so. Aia, aia, devo stare. Oh, di fila così, cavolo, erano quasi morti. Maledetti. Poi in verità ci sono altri incantesimi, non so se li posso usare. Quello delle palle di fuoco che ti teletrasporta, ma non ce l'ho presente come si fa. Adesso perché non me li sono ripassati. La prossima volta mi tengo il taccuino sotto. Oggi era un po' improvvisata. Però non so manco. Sì, dai. Se riesco a fare questi due, vuoi che non riesco a fare gli altri? Dai. Me ne fa lanciare un'altra? Aia. Oh, dai, caspiterine.
Vai tranqui, dopo tanto la metto prossimamente. Tanto adesso sto perdendo come un poveraccio. Ah sì, vero, voi non vedete i commenti, sto rispondendo, sì. Anche prima mi è capitato di rispondere, non è che mi venivano in mente così gli argomenti, allora. Quasi che mi leggo. No, beh, adesso di trovare il file con gli incantesimi non c'ho voglia. Per non ritardare la live, dice. Oh, buona morte gratis, la salverei. Sì, perché il meccanismo non me lo ricordo bene. Ah, prima si vede che ho fatto critico e me l'ha dato buono. È vero, perché comunque noi possiamo fare il critico. Se vedo che adesso non è così scorrevole, vado a farmare un po' di cuori e buona, dai, tanto. Ah, già uno morto, incredibile. Com'è possibile? Questi non so come si schivano, perché... Ah, basta stare bassi, come quelli normali. Ah, porca miseria, non ero invulnerabile. Però avete visto, cavolo. Al tizio con la lancia, questi sono Slobra, come si chiamano loro? Slobra e qualcos'altro. Slobra lì l'ho ucciso subito con due Evoca Spirito in rapida successione. Ok, dai, ci siamo, ci siamo. Poi dopo prendiamo il via. Oppure perché ho fatto un critico, non si può ancora sapere perché non abbiamo lo strumento che ci fa vedere i danni. Ok, uno è stato preso. Sono stupido. Dai, capperi. Perché se non mi avvicino lo spirito non lo va a attaccare off screen. Quindi, vabbè, comunque abbiamo capito come si fa. Niente di eccezionale. Poi dopo siamo già a un livello avanti e possiamo cominciare a droppare roba seria. Dai, dai, dai. I soliti 50 euro, anzi sono dollari. Perché la valuta, giustamente, nel castello di Dracula sono i dollari. Finalmente ho ucciso prima lui. Ma non è che sono come Ornstein che si infuria quello che rimane. Ah, vedi, oggi devastati, non si sa perché. Oh, max vita, vedi, adesso è tutto un programma. Adesso possiamo tornare tranquillamente a salvare. Perfect, ottimo. Giù, 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 giù.
Ah no, qua serve un altro strumento, però ci vado per prendere i cuori. Che se uno strumento che dice... Vabbè, sigillato magicamente, insomma, ci vuole un oggetto per aprire le porte blu, chiamate. Na na na. Quindi niente, primo boss e ci siamo. Adesso è tutto in discesa, no? Non ancora, ma... Vedrete che man mano che si sale di livello esponenzialmente sempre più easy. Poi vedi, se fai la diagonale, Alucard fa il colpo basso. Teniamo l'ascia, che non è male. 15 cuori e vai. Ok. Con triangolo si fa questo dash particolare. Vedi, ancora con le spade qua. Qua cosa c'è? L'altro salvataggio? No. Cioè, lo conosco a memoria il castello, ma non c'ho presente dove sono qua. Ah, ok, qui qua sblocchiamo l'ascensore qui. Che a una certa si può passare, giuro. Qua che siamo. Ok. Occhiali da sole. Che equipaggiamo subito. Cos'è che facevano? Mi abbassa l'intelligenza e basta. Ah no, aumenta la difesa. Ma io non li metto. Preferisco avere un po' più di intelligenza che... fa... non lo so, fanno danni... Vabbè che... Dai no, mettiamoli. E poi qua torniamo giù al posto di prima. Siamo comunque sempre al laboratorio alchemico. Ah, qua fa il... attiriamo questo cannone. E il Basilard. Siamo qui dove c'era questo famoso ascensore che vi dicevo prima, danneggiato. Sto Basilard è forte o no? Ma come... Forse c'ha una mossa particolare, mettiamola sul tondo. Ah, che stabba veloce, vabbè. Ma a noi non ci interessa, mettiamoci lo scudo. Lo scudo così funziona, niente, appare sto mega sprite davanti. E ti dovrebbero proteggere, ma i scudi poi vedremo, c'è tutta una cosa da spiegare veramente incredibile. Tra l'altro questa cosa che vi devo dire l'abbiamo vista prima. Se premo su si mette il mantello. Bellissimo lo sprite che con pochi pixel si riesce a capire tutto. Ok, e andiamo avanti. Sì. Poi i soldi sì, saranno abbastanza utili. Ok, lì dopo ci si arriva in altra maniera. No, ho sbagliato, vabbè. Questa, dicevo, è anche detta Thief Mode nell'ultimo... Nei giochi dopo questo c'è stato Circle of Moon che ho giocato recentemente, dicevo. E dopo che è finito il gioco ci sono varie modalità. C'è Magician Mode, che c'hai già tutte le magie, per dire, inserendo sempre un comandino diverso all'inizio al posto del nome. C'è anche la Thief Mode, che è presa da Symphony of the Night fondamentalmente.
Ah, adesso questi. Ah, eccolo. Che mi teletrasporto e posso lanciare fiammette. Si fa. Poi, se non sbaglio. Ah, mi ha dato il basilardo, che è anche un drop di loro. Quindi. Era inutile trovarlo lì. Se io tengo premuto, dovrebbe sparare anche le sfere grosse. Vabbè, dopo lo riprovo. Questo è un'arma secondaria che mi piace, che rimbalza dappertutto. Vabbè, ormai ce la teniamo, vabbè. Non è così forte, però. Aia. Questa è un'altra arma secondaria, che è il sale, che... Vabbè, questo ormai mi ha bloccato di qua. Ah, vabbè. Vabbè, non ci infligge così tanto. Però vabbè, adesso lui non ci stiamo a incaponire qui. Questa stanza sai che non me la ricordo per niente. Mi ricordo che dopo questa c'era subito un'altra cosa. Qua c'è il corridoio lungo, vero? Ah no, la Marble Gallery. Perfetto, la boccia dell'acqua santa, la mia arma prefe di sé. Perché... Cioè... Aia. Non mi ricordo se c'era un salvataggio da ste parti. Forse era meglio andare su e completare il laboratorio alchemico. Aia, sono messo malissimo. Poi in verità uno potrebbe fare così, tu metti la pozione su quadrato sulla mano destra e la usi, per dire, no? E mi dà 50, che neanche ce li ho 50 punti vita, per dire, no? Quindi non c'è... Poi le pozioni si possono acquistare, poi vediamo più avanti. Madonna, questi sono una cavolata, ma... Ah, ok, qua tornavo da qua, perfetto. Oh, che antipatici, oh. Oh! Ma quasi che io vado, visto che ho comunque farmato un po' di danari. No, acqua santa tutta la vita. Mi si è bloccato il pupetto, cazzarola. Non so perché. C'era due volte, non so se avete visto, che mi si era...
Impallato, stranissima sta cosa. Vabbè, dai. Tanto mi ho salvato lì e buona, dai, non succede niente. Tanto adesso sei andato al salvataggio dove ripartiamo ora, solo con un po' più dei livelli, cioè perché avevo livellato un pochino. Quindi non sarebbe cambiato nulla. Dai, let's go. Un peccato che però, insomma, avevo livellato, ecco. Vedi, noi eravamo altro che qui. Poi ho sbloccato anche l'incantesimo, che dovrebbe essere così. Che è mezzaluna, mezzaluna, quarto di luna quadrato. Adesso aspettiamo di ricaricare un po'. Sentiti di premuto, fa le sfere giganti, quelle che ci sparava Dracula all'inizio gioco. Che figli di... Corazza bronzo, mi sa che è molto più buona di cuoio. Eh sì, questo è un bel drop carino. Quasi che vado a salvare prima che succeda qualcosa. Orco 2, devo stare. Questo da piccolo mi piaceva un bel po' perché rimbalzava dappertutto. Perché dico da piccolo? Perché questo gioco ufficialmente l'ho finito solo due volte. Però a forza di vedere speedrun, video, eccetera, eccetera, lo so a memoria. Però comunque perché essendo un GDR è uno di quelli che io gioco una volta maggiormente. Dopo io ufficialmente l'ho giocato da solo. Per la prima volta la versione Xbox Live Arcade, se no su PS1 l'ho visto tutto da mio fratello, io ero molto piccolo e, lui, e ce l'avevamo masterizzato, non so se si può dire, ma... Madonna, cioè le armi secondarie sono molto più forti. Ma vai Mona. Poi dopo quando c'è stato Castlevania Requiem, che è questa collection qui. L'ho voluto rigiocare definitivamente con questo. Alla fine ho detto, io l'ho comprata solo per Rondo of Blood. Perché era l'unico che mi mancava da giocare, perché c'era solo per PC Engine fondamentalmente, no? E per Super Nintendo c'era solo quello spin-off con Richter che è Vampire Kiss, no? E mi scocciava parecchio, io perché Richter è il mio preferito, volevo giocare al suo capitolo ufficiale, capire anche capire qual era la storia, anche perché Symphony of the Night, che è uno dei miei giochi preferiti, inizia proprio con la fine di Rondo of Blood. Ero super curioso, quindi l'ho giocato per la prima volta nel 2019. È anche bello perché c'ha dei bivi. Poi dopo quando faremo la retrospettiva, cioè io ce li ho quasi, cioè praticamente ce li ho tutti su PlayStation 4, si può dire. Si può fare una mega retrospettiva esagerata, no? Acqua santa sempre. Andiamo qua prima. Aspetta, qua se non sbaglio cosa c'è? Vabbè, c'è il poltergeist, però. Ah, c'è un salvataggio, ok. No, mi pareva che ci fosse il Colosseo, vabbè.
Adesso giochiamo un'altra oretta, forse. No, un'altra oretta tutta, dai. E cerchiamo di arrivare in un punto. Di sbloccare un po' la situazione. Madonna, il poltergeist. Noi proseguiamo dritti perché non si sa mai. Ah, qua c'è la sala degli orologi, lo sento dalla cuffia. Madonna, i Flimen. Su questa stanza qua c'è un video, perfetto. Are you human? What are you doing here? I've come to destroy this castle. Likewise. I'm Maria. And you are? Alucard. Alucard. Well, if you're a better swordsman than a speaker, perhaps I'll see you again. Farewell. Questo è il nuovo sprite di Maria. Nel prologo ci aveva salvato ed era piccola. Invece adesso è grande, giustamente. Lo sprite è cambiato. Una cosa che non mi piace è che tipo anche Richter c'ha sempre lo stesso sprite, anche se qua tipo ci avrebbe i capelli lunghi, no? Con il design nuovo di Hayami Kojima. E mi scoccia parecchio, perché potrebbe essere uno sprite bello un bel po' tipo questo qua di Alucard, invece. Qua siamo al centro del castello preciso. Quella stanza era la più centrale, ma non spoilerò altro per chi non conosce. Il nostro acerrimo nemico dell'inizio gioco. Ma non solo, perché ci sta distruggendo, ok. Ah, lo Skellerang, chi è questo? No, lo Skellerang è diverso. Poi dopo c'è anche la modalità. La versione potenziata di sta magia che è una bomba. Qua io ho capito dove andiamo. Al corridoio quello bello lungo. Il tempo non mi interessa. Quasi che torno a salvare. No, ma sembra lontano il salvataggio, invece no. Madonna, agonia sta modalità. Oh, guarda che rischio. Rischio un bel po', eh. Mamma mia, fortuna mi sono ricordato. Tè d'orzo. Noi tipo possiamo prendere il tè d'orzo per dire. E berlo. Adesso ho i pugni perché devo rimettere la spada. Ancora non abbiamo droppato nulla di che. Qua possiamo mettere niente, no. Di oggetti. Ancora nessuno, niente di eccezionale. Ah, per guardare la chat, vedi? Questo mi consuma metà di quello che ho da tenere conto. Qua ci pu puoi andare su dopo che qua si attiva random, invece questo angelo si sposta fermando il tempo con lo strumento secondario. No, se c'è una cosa, beh, queste cose le so tutte. Sono un po' scarso perché
Però come lore tutto non si può dire niente. Questa run è veramente ardua. Dai, vado a salvare, speriamo non succeda nulla di che. Perfetto, mamma mia. A quanto siamo? Esperienza successiva 2.37. Poi di piano piano siamo sempre più forti. Ted Orzo, che non è male. E se andiamo giù, cos'è che c'era? Io so cos'è c'è. Qua ci dovrebbe essere... vabbè, andiamo prima qua giù, dai, che non mi ricordo bene. Mi teletrasporto sempre qua. Vedi, le magie comunque shottano sempre. Qua ci saranno dei bonus. Oddio, queste sono pericolosissime. Successivo 203, ancora voglia. A volte non mi viene perché cerco di usare la mezzaluna precisa, invece se lo fai schematico, tipo destra-sinistra, così viene sempre alla prima botta. Ok, qua c'è ancora la gallery. Quindi sta run, le magie sono fondamentalissime. Ho ottenuto sfera spirito. Cos'è che faceva? Mostra il danno esatto, lo volevo dire. Mostra il danno dei nemici. Perfetto, ottimo. Così vediamo quanto fanno. Vabbè, 13. 13 contro... La spada farà molto meno. Ancora ci abbiamo una spada veramente scandalosa. Madonna, lui è inutile dire che ci sciotta. Uno giù. Oh, Madonna, l'ho massacrato grazie alle gabole, se no questo veramente ci sciottava. E infatti non ce le ha mandate a dire. Critico 95, ecco perché a volte... Via via che questo toglie una sbaccola, anche questo. Cioè, qui tutto ci può uccidere. No, no, questi no,
è che tolgono uno, ma noi ci abbiamo uno. Non sto andando nella direzione giusta, eh. Questo è inutile dire che non è che ci sciotta di più. Oh, uno, due, giù, su. Quanto ci ha dato? Non lo so, non lo voglio sapere. Oh, e qua torniamo qua. Abbiamo sbloccato questa situation qui. Perfetto, la shortcut. Meglio, perché adesso andiamo a salvare. E abbiamo... Poi fa ridere che quella creatura lì... Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, i demoni sono sempre forti, quindi meglio non scherzare. Però, secondo me, se ne uccidiamo un po', potremmo farmarli. Tipo, adesso qua come siamo messi? Vediamo rispetto all'inizio. Vedi, ed è 2. Cioè, vedi, siamo molto più forti rispetto all'inizio. E abbiamo la stessa arma, eh. Poi in verità lì sotto c'è una stanza segreta, ma ci vuole qualcos'altro. Sì, queste stanze di intermezzo erano quelle che abbiamo appena visto. Erano per i caricamenti PS1 e Saturn. Tra l'altro la versione Saturn c'ha due location in più. Infatti un giorno mi piacerebbe giocarla magari con un emulatore. Bam, ma che smesciata che ci ha dato. Oh, si è incazzato. Ecco, per fortuna è successo adesso e non prima, per dire, no? Che questo quando si incazza, insomma. E per fortuna, tutto calcolato, abbiamo appena salvato. Quindi adesso torniamo a ritroso da quella parte lì, cercando di non farlo arrabbiare, che sono mosso cazzi. Posizione ripeti, c'è scritto, non si sa perché. E andiamo, let's go, let's go, let's go. Quindi 3 colpi, 1, 2, 3. No. Comunque anche sta facendo dei danari molto utile. Comunque non mi ricordavo... Ecco, questa è la schermata del caricamento del CD. Non mi ricordavo che le stats fossero così basse in questa modalità. Perché io l'altra volta, appunto, avendo il privilegio di mantenere l'equipaggiamento... Basta, vedi che secondo me non lo triggera. Cioè le magie non lo triggerano. 121. Secondo me se ne mazzo un altro salgo di livello. Voglio provare. Tu. Vabbè, questi non mi servono perché tanto. No, ne sto sbagliando uno, ormai ho capito.
Esattamente, vai. E andiamo avanti. Poi i soldi sono stra importanti, quindi anche per la modalità luck. No, no, assolutamente, acqua santa forever. Questi si spaccavano, non c'entra niente. E si torna su. Il fatto che si trovano tanti soldi mi sa che dipende dalle stats, eh? Ah, c'ha paura, chissà. E mi trovo il boom. Il boomerang non è altro che un'arma da lancio. Che non serve a niente, cioè nel senso è un consumabile. Ci sono certe armi che tu le metti nella mano. Cosa succede? È già morto, incredibile. Così abbiamo, ci siamo ricollegati. Adesso saliamo, risalviamo lì. Adesso sarà un walkthrough molto dettagliato, speriamo. Lì abbiamo preso il segnadanni e torniamo su. Perfetto, stiamo salendo un po', sì. Oh, me lo fa fare valore. La boccetta quanto consuma? Ah, 3, giusto? 3 cuori. Giustamente ogni sub weapon ha il suo costo, perché se costassero tutte uno, a quest'ora potremmo spammare un sacco di danni. Ho voglia di litigare a questo. Perfetto. Il salvataggio è qua sopra, dove c'è un poltergeist. Ma io ci sto facendo apposta, voglio vedere quanto mi infliggeva. Tanto adesso ci andiamo a ricaricare. Perfetto. Vai, 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 vai. Comunque, se mantenevi l'equipaggiamento iniziale col glitch, saltando la morte, no? Che abbiamo visto prima, eri veramente overpower, eh? Cioè, nel senso, mantenere quella spada lì, non dico che era migliore, no, non era migliore, ma di quelle normali, tra virgolette, per chi sa, c'ha un discreto attacco. Rimango sul posto, così lo colpisco. Vedi, qua si può andare se avessi il doppio salto, piccolo spoilerino. No.
Comunque un drop carino, cioè un drop carino. Ci abbiamo. E qua si trova l'orologio per poi andare di là in caso. Abbiamo la corazza. Ah, allora. Le sfere giganti voglio, le voglio di. Oh, perfetto. Fa dire che devo usare sta magia per sto down. No. Qua abbiamo. No, il corridoio lungo se non sbaglio. Ah no, qua sigillato magicamente come dicevamo. Successivo 350. Questi non danno niente praticamente. Qua è sus. No, i muri segreti non me li ricordo bene. Oh, perfetto. Adesso stiamo molto attenti qua. Questo è il corridoio infinito con ben tre scroll di parallelo. Guarda, c'è l'occhio dietro, bellissimo. Più lo sprite è grosso, più rischia di sciottarci. Per fortuna non mi ha fatto danno da contatto. Questa è la versione censurata, di solito la tizia sembrava. Ecco qua cos'è che c'era, i due. In mezzo ai due angeli c'era sempre il cash. Aia, questo mi scoccia. Pietre. Ho sbagliato incantesimo perché dobbiamo usare il classicone. Vabbè, finché toglie zero io sto a posto, eh. Ah, adesso qua ci staremo 13 ore. A coglomberi. Meglio fare il metodo classico. Nessun drop particolare, ancora no. No. Boccetta sempre e comunque. Poi dopo vedete che la boccetta. Oh, le mura esterne. Le mura, cosa voglio dire? Che non dico che saranno un meme, ma la boccetta sarà molto. Eccoci nel mio luogo preferito. Yeah.
qua si può vedere il ferryman. Posso spostare? No. No, io voglio vedere ancora. Ma io qua devo fare poco lo sgazzellino con solo 4 di vita. Allora. Poi dopo devo rifare tutto quel pezzo lì. Allora. Ci abbiamo il tacchino, ci abbiamo un sacco di roba, anche il tè d'orzo. Va benissimo. La pozione scudo che ci aumenta la difesa. Mamma mia che odio. Le Medusa Head sono lo sprite che odio di più al mondo. Oh, ah, ok. Qua dice... La nebbia può passare. Poi vi faccio vedere un trick. La nebbia può passare. Sbagliato, eh. Ah, scandaloso comunque. Io voglio che vada dal cavaliere, non dalle Medusa Head. Oh, non riesco a colpire. No, 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 non ci siamo capiti. Aspetta, andiamo qui, prima che mi incavolo, usiamo il brasato, che è quel pollo che abbiamo trovato all'inizio, e ci curiamo. Dopo... Io dovrei... Oh, perfetto. Questo mostro molto forte. Noi andiamo qua, non c'è niente. Però, senza... Ecco, c'è un altro basato. Anziché aspettare la nebbia, c'è un trucchetto che dicono che sia fondamentale per questa run. Io non lo sapevo, l'ho scoperto l'altra volta. E prima di leggerlo ho pensato, basta che stai fermo in questo punto per tot secondi. Non mi ricordo... Ecco. E riusciamo a ottenere, senza avere la forma di nebbia... I super tirapugni e la corazza luce. In verità sarebbero i Jewel Knuckles, che so fortissimi, dove so. Che fa 24 danni. E la corazza lucida, lucicante anti... Eh sì, la Mirror Cuirass sarebbe questa. Che sembra non aumentare niente di difficile. Cioè... È come la bronza, però almeno non ci fa pietrificare. Ottima. E qua, giustamente, non possiamo andare. I Joey e il Knuckles sono forti, solo che sono a corta distanza. Infatti non so se metterli, adesso vediamo. Ok, lui non c'è più.
Però se non riesco a shottare le Medusa Head, non si può andare avanti, eh. Qua da dove proveniamo. Ma noi ci avvaleremo delle magie, qua ci bisogna andare dopo, in verità. Pare ci sia un boss da ste parti. Qua c'è il salvataggio, dai. E infatti me lo ricordavo. Molto bene, abbiamo fatto anche quel segreto lì, così chi non lo sapeva poteva andare, basta rompere il muro e stare 6 secondi. No, che 6 secondi, di più. Qualche secondo lì e poi ottenere i Jewel Knuckles in anticipo e la Mirror Cuirass prima di avere la forma nebbia. Che però avete visto non è aumentata tanto la difesa, perché noi abbiamo già droppato, qua c'è un boss, abbiamo già droppato la bronze armor. Qua che c'è il doppelganger. Sì. Ma lui sta forte. È immune agli incantesimi. Ma là che era semplice. Perché comunque sono molto forti questi pugni. Poi grazie al critico. E aumentiamo la vita, perfetto, ottimo, e torniamo indietro a salvare subito. E sta andando bene, sta andando sempre meglio questa run, perché ogni boss che tiriamo giù è sempre più easy, poi soprattutto quando ci avremo gli equipaggiamenti ultra sgravi, anche perché il gioco tu puoi livellare fino a livelli esagerati, quindi se nella mia run l'ho finito al 50, magari to... Questo ci vuole un'oretta di più, che ne so. Per lì. Cioè, nel senso, per poter pareggiare le stat. Ma le stat alla fine chi se ne frega? Perché il boss finale lo si scioglie in ogni caso, capito? Quanto è bello sto gioco. Adesso che troviamo il Gladio, è più forte del super tirapugni? No, perché ci dà 10 di attacco. Pochissimo. 9 c'aveva la spada corta, il Gladio solo 10, no, super tirapugni sempre. Poi se avete visto ho fatto anche degli attacchi particolari, tipo il calcio, così, no? Che basta, può fare delle combo, insomma, ogni arma ha le sue peculiarità. No, ho sbagliato, lì si tu... Lì visto c'era la vita max, ma lì serve... Vabbè... Io che avevo... E io che andavo di paura, bastavano i pugni, vedi? Io adesso posso anche andare tranquillamente. .505. Questo è il glitch per far più veloce. Scudo e dash. Lì c'è l'ascensore. Lì c'era un messaggio che diceva che l'ascensore è chiuso. No. Taci, miserabile. Qua da dove veniamo? Ah no. Du-du-du-du-du. Bella anche sta musica qua. La libreria fondamentale, adesso capirete perché.
Comunque vedi, alla fine come danni ci siamo, non siamo più sotto livellato, sì. Beh, un po' sì. Bellissima la libreria. Cioè, sto gioco c'ha una soundtrack veramente. Ah, corazza bronzo l'avremmo dovuta trovare ora, mentre grazie ai drop già l'avevamo. Ma non ci interessa perché ci toglie l'abilità antipietrificazione. Ah, non era morto? Vedi, fa le combo in aria. Ho sbagliato, però. Qua ci sono, che da Frollo li chiamiamo i polmoni, ma in verità sono gli ectoplasmi, mi sa. Oh yeah, one punch! Guarda che bello scroll dietro. Anti-maledizione, ma come? No, stavo vedendo... Quanto dà? Noi abbiamo successivo 576. Questo quanto dà? Vabbè, da 40 comunque. Poi ci sono i liberoni belli 3D per far vedere che siamo su delle console. Questi non danno tanto di esperienza. Sto controllando. Però vedete, comunque li shottiamo. Vuol dire che la run sta andando molto bene, perché vedi, critico, donna. Poi vi voglio far vedere di altri Metroidvania bellissimi. Ho visto un altro dei miei preferiti, Blasphemous, uno dei migliori giochi che ho giocato ultimamente. Ormai quando è l'anno scorso. E arriverà anche quello, perché poi è uscito il vero finale e lo devo fare. Lo farò con voi in diretta, magari sarebbe bello. Qui andiamo dal bibliotecaio. It's been a long time. I need your help. Oh, but young master, I could never betray the good count. You won't go unrewarded. Really? In that case, just tell me what you need. Cos'è il venditore, praticamente? Tattiche. Ah, Slog e Gaibon sono i primi boss. Praticamente sono i boss. Ti dà le tattiche dei boss, ma non ci interessa. Lista nemici. Ti fa vedere. Distrutto da Richter 5 anni fa. Vedi addirittura il Bloody Skeleton. Bloody Skeleton. Il Warg e il Lupo all'inizio. PS32. Ecco, Slog. Quanti punti vita ci avevano? 200. Una cazzata. Gaibon 200. Eccetera eccetera. No, volevo vedere l'uomo cuore di ferro, chi è lui? Lascia oggetti, vedi, puoi lasciare, ti dice anche i drop che c'hanno, ma noi compriamo. Apre le porte blu, perfetto, quindi questo lo compriamo. Thank you. La manna depietrificanti. Ah, questi sono gli oggetti che puoi dare ai famigli. Ma dopo questo gioco ce n'ha tante da spiegare. Dopo ci sono pure i famigli. Dopo vedo Miss Magic Missile, è una magia. Usa e getta. Questo uguale è un coltello da lancio. Uguale, tutto da lancio.
Io volevo, vabbè, non ho così tessera biblioteca che ci fa tornare qui quando vogliamo. Dai, ne prendiamo uno. Buono pasto e forte. Vedi? Spada. Cioè, sti jewel knuckle sono fortissimi perché hanno 25 d'attacco. Voi guardate l'attacco sul quadrato, perché tondo io c'ho lo scudo, è normale che sale di 13, no? Vedi, spada, mazza, neanche la spada di Damasco è più forte. Tipo, questa già sì, di Oberon, costa 10.000, però torneremo forse a prenderla. Ah, di ogni genere, 32, scudo di cuoio, ma non ci interessa. Cappa di velluto, intelligenza più 3. C'è quella elfica. Ah, è un cappello di velluto, vabbè. Ma scusa, questo dà... Ah, intelligenza più 1, ma è uno di difesa. Questo cazzo è più forte, dà più 3, vabbè. Anelli vari, corazza di ferro. Ci interessa poco. Cappa elfica, questo io volevo. Da double face, perché... Quanto dà di difesa? 8. Ma io prendo la K elfica, che è bellissima. Questa è quella che cambia colore. Dai, prendiamoci la K elfica che mi piace. Dopo. Abbiamo speso tutto, ma ne è valsa la pena. Poi dopo c'è un trick, noi prima eravamo nella stanza sotto e potevamo saltare sotto di lui, vabbè, ma con un salto. Allora, cappa elfica, guardate che bella. Cambia pure il colore dello sprite. Questa io l'ho recentemente visto una run, comunque conviene prenderla, è forte, cioè, ci dà già difesa 9. Poi l'intelligenza meno 1. Vabbè. Comunque la corazza siamo già messi bene. E per ora la parte esplorabile è questa. Qua dopo c'è il famiglio, dopo lì ci si potrà andare. Dai, tra un po' saliamo di livello. Qua c'ero andato? No, io vengo da là, giusto? Oh no, no, io... Ah, c'è un oggetto chiave. Rotolo fatato. Oh! Mamma mia, ho rischiato grosso, chi erano? C'ho un polletto da mangiare perché... Ma anche una roba più semplice. Dai, mangiamoci un bersato. Questi oggetti non li avevo mai usati, solo che siccome stiamo a fare una run è veramente difficile. Quindi, che reliquia ho preso? Rotolo fatato, visualizza il nome del nemico. Ah, è quello che ti fa di nome del nemico, perfetto. Salvataggio più vicino, no, è lontano, ma adesso ce ne sarà un altro. Penso che questo ci farà salire di livello. Esattamente.
653, dai, dai, dai. Poi quando faremo la retrospettiva, sto gioco non lo rifacciamo, ovvio. Ah, c'ho la maledizione. Tanto c'è già questa come lore, basta riascoltare questo, perché noi oltre alla run, che non mi fa attaccare, oltre alla run, vedi, però è una palla. Io vorrei una nuova versione aggiornata. Antimaledizione, tocca all'equipaggiarla, fare tondo. Cioè, troppo scomodo. E adesso posso di nuovo attaccare. Io sono duro, così. Sì, infatti. E la biblioteca per ora è completa, per ora. Questo è uno sprite che c'è anche su Round of Blood. Dunque, ovviamente, molti sprite, anche questo, sono riciclati da alcuni vecchi Castlevania. Infatti un po'... No, non è che non mi dispiace, perché sono ancora fattibilissimi, ma alcuni avrei preferito. Lui muore con un colpo, vero? Voleva fare l'asciere da grande. Io ti sparo in faccia, mi sa. Magic Arrow. Ah, Miss Magic. Anche questi direttamente da Round of Blood. Quella è la forma di lupo, ma dobbiamo ancora sbloccare l'ascensore. Praticamente io sto facendo molto in ordine. Qua cos'è che c'era? Il teletrasporto, che sono i pallini, i quadratini gialli. Sono differenziati dall'animale. Adesso noi lo usiamo, così sblocchiamo il secondo, che sono gli unici due che si possono sbloccare così. Il primo lo trovi e il secondo sei qua all'inizio del gioco, che è il cavallo, no? Quindi sblocchi qui, oh, e maxiamo i cuori, così possiamo anche salvare di sopra, perfetto. Ma poi un altro pezzettino lo facciamo? Vediamo, vediamo. E siamo di nuovo qui. Il Bloody Zombie, che poi è il salvataggio con cui abbiamo bestemmiato all'inizio. Comunque avete visto che adesso il gioco è molto più scorrevole. Chi ha tenuto botta finora ha fatto bene, perché adesso c'è solo grandi cose. Cioè, il gioco è quasi normalizzato, me lo sai, vedi? Non ancora, certamente, per alcune statistiche come la vita, che ancora non ne abbiamo neanche 100, scandalosissimo, però, insomma. Torniamo alla torre esterna. Poi spero di farvi vedere delle armi segrete veramente fighe. Ah sì, che quando torni c'è la nebbia, così. Questo è inutile dire che ci ammazza di botte. Testa medusa. Io non so perché non mi fa... Anche lui in verità mi sa, mi pare ci avesse un drop forte, ma adesso c'è da combattere con le Medusa Head. Allora, 3,89, voglio vedere quanto dà d'esperienza quello. Mi mancano 3,89 per salire. Vediamo quanto dà il nostro amico. No, beh, da 40 e basta. Però siccome abbiamo subito dei danni, vado al salvataggio. Poi dopo non lo rifaccio più, giuro.
Perché l'esperienza qua è oro, eh. Già sono arrivato, quindi non vi preoccupate. Poi dopo per la prossima volta, per la seconda parte, il secondo episodio, anzi perché non è in due parti, vediamo di mi vado a memorizzare gli altri incantesimi che non me li ricordo, però già questi che abbiamo sono forti, perché poi c'è anche il multiplo spirito che è una bomba di Dio proprio. Comunque sti soldi non sono così frequenti, perché appunto siamo nella modalità fortunella. Il Beccatoa era forte, boh. Facile da usare. Spada da guerra facile da usare. Da ancora 18, 18 molto poco. Contro i 25 dei nostri pugnazzi. Ascensore attivato! Quindi possiamo prendere la forma di lupo adesso. Lupo Alma. Ma vai in mona, per favore. Cioè, praticamente, adesso vi faccio vedere. Dove sono? Allora, ecco. Sarebbe Form of Wolf, Lupo Alma. Ma si sembra in napoletano. E adesso ci possiamo trasformare nel Lupastri. Che cosa fa il Lupastri? Niente, che corre come un boia col doppio tocco e fa il doppio spa. Adesso non ci interessa. Cioè, in verità mi sembra stato scomodo il lupo. Cioè, per certe cose è forte, ma. Questo è l'appeso, bella la luna dietro. Ok. Voglio prima andare al massimo su. Dai, teniamoci questo è forte molto. La Bibbia, ah beh c'è il salvataggio qua, tu pensi. La Bibbia cosa fa? Niente, comincia a volteggiarci intorno e ci crea una specie di scudo, molto utile tra poco, nel pezzo più odioso del gioco. Io farei quasi anche questa, la torre, questa qua, che dico che è il pezzo più odioso, poi staccherei, non so che se c'è un altro boss. Ah, torre orologio. Ah, già loro li sciotto. Tu pensa. Ok, ah no, perché era critico. Lord Teschio. Troppo bella l'animazione di Alucard. Vedi, Alucard è uno sprite nuovo, no? Proprio per questo gioco. Invece Richter è rimasto quello vecchio. Ma voi direte, ma era la fine del gioco vecchio, ci sta, Ma mettiamo che Richter lo incontriamo. Avrà lo stesso sprite. Piccolo spoiler. Perché qua in verità la forma di lupo. Bisogna uccidere prima questi.
No, perfetto. Poi mi sa che oltre questo non può andare lui. Cioè poi c'era un modo per arrivare, ecco, per arrivare lì, ma... Ah no, cazzarola. Vabbè, quello era un magic... Oddio, loro tolgono tanto però, eh. Comunque adesso, anche con la forma di... Ok, mi sono ricordato qual è la vera run. Qua anche con la forma di lupo c'è un trick se uno è bravo, ma adesso a noi non ci interessa. Poi torniamo giù al teletrasporto. Torniamo al dato iniziale perché se vi ricordate abbiamo comprato dal bibliotecario la... aspetta, questo lo voglio uccidere. Avanti, dietro, giù, su. Perché a volte non me lo prende? Ok. Dal bibliotecario io abbiamo preso quello lì che rompe i sigilli. Perfetto. Quindi ho capito dove dobbiamo andare, perché... nella run che farò successivamente con i personaggi, ovvero Richter e Maria, che avete ben conosciuto in questa intro, Maria ovviamente quella grande che abbiamo incontrato nella sala dell'orologio, loro non hanno bisogno di prendere tutti gli oggetti per andare avanti nel gioco. Loro possono già accedere a tutto il castello di base perché hanno dei salti enormi, è fatta apposta perché è una run molto più arcade, no? Quindi cosa voglio dire? Quindi hanno già tutti gli oggetti, non c'hanno il sistema di level up, capito? Lo sono già così, hanno tot vita, sono dei glass cannon, come sono chiamati perché hanno pochissima vita, però loro giocano come i Castlevania classici. E già con la frusta di Richter, questi qua li uccidi tutti come niente, poi hanno delle mosse speciali incredibili, più forti di queste di Alucard. Poi queste ve le spiego meglio quando è ora. Tutto questo per dire che non c'è bisogno che fai tutti i boss con loro. E la run inizia proprio dove noi andiamo adesso, perché loro non c'è bisogno che comprano quella faccenda lì delle porte blu, ce l'hanno già sbloccate, quindi la run perfetta con Richter inizia, cioè dovresti fare solo 3 boss, devi fare obbligatoriamente, quindi i più bravi lo finiscono in 20 minuti, speedrunner, io magari ci metterò un'oretta perché vado con calma, insomma. Quindi con Richter e Maria vai direttamente qua, dove vi faccio vedere. Vabbè, come dove avete già visto, tra l'altro. Esatto, che l'avevo già aperta quella porta. Comunque stiamo... I soldi come siamo messi? Li abbiamo già fatti abbastanza. Tra un po' saliamo anche di livello, quindi perfetto. Ah, perché qua c'è un trucchetto in verità, aspetta. Che se tu abbassi questo e poi lo sposti, tu potevo andare qua. Ah no, poi basta far tornare le spine. Che furbo che sono. Ma che se... Che... Aia. Per andare qua che c'era... No, dov'è che... Ah, è nuova sta zona invece. Perché non l'ho fatto prima? Sono uno stolto.
Ah, c'era la prima cappa decente, forse. Ma noi cavolo ce ne frega che siamo stati bravi uguale. Solo uno. A me, Madonna, non avevo visto che. Sì, le ho prese tutte. Volevi? Qua torniamo dai nostri amici. Dai, vieni qua se c'è il coraggio. Adesso ti distruggo. Ti massacro. Qua c'è il nostro save preferito. Ma adesso non andiamo al boss, che non c'è più chiaramente, ma andiamo dall'altra parte. Poi dov'è che c'era un'altra porta blu? Ho capito benissimo dove poi ci andremo. È verso la Marble Gallery lì. No, voglio la. Voglio questo. No, ho sbagliato, pensavo di arrivarci. Ed eccoci qua. Quindi con Richter vai direttamente qua, skippi tutti i boss, poi dopo c'è chi fa la speedrun. Sì, dai, riprendo la boccetta. Oh, Maria. Alucard, wasn't it? We meet again. So it seems. As friendly as ever, I see. It's strange. This castle's different than I remember it. This castle is a creature of chaos. With each rebirth, it takes a new form. And here I thought my mind was playing tricks. Well, there's nothing for it. Till we meet again. Bella lì. Vedi, anche lei c'ha lo sprite aggiornato, invece Richter no, che rabbia. Voglio una definitive edition di sto capolavoro. Oh, la cappella reale, che è proprio una. Not easy, not easy. Oh, comunque guarda quante stanze abbiamo già fatto. Mi sa che, dai, mi sa che la concludiamo qui, dai, con questo filmato con Maria. Dai, sì, perfetto, perché dopo io devo anche mangiare, fare le cose della vita normale, giustamente. E questo è il primo episodio della Luck Mode. Adesso io stacco, ci vediamo direttamente qui, magari off screen, in caso ve lo dico all'inizio della prossima puntata, cambio il colore, magari alla finestra, perché la puoi, vedi, puoi cambiare, puoi fare delle robette, no? E magari livello qualcosa off screen, adesso ci penso, quindi. No, non l'ho. Oddio, che brutta nera, vabbè. Ma che colore era prima? Vabbè, non ci interessa. E grazie per essere stati con me, per chi c'è stato, per chi c'è, per chi ci sarà. No, com'è che la dico sempre? Per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà, perché potete vederla in differita su YouTube, chiaramente. E ci vediamo alla prossima puntata con la seconda parte, cioè il secondo episodio della Luck Mode di Castlevania Symphony of the Night. E questo è tutto per oggi e ci vediamo. Buona. Buona, buona.